Questi sarebbero i trabiccoli per costruire il Duomo. Giustamente il trabiccolo ha una pietra di polistirolo, capito? Però loro ti dicono che il Brunelleschi con queste macchine, Leonardo, hanno costruito tutti questi edifici. Guardate, guardate come intortano. Ecco qui, guardate lo strumento. Con questo hanno costruito il Duomo di Milano. Vedete, questa, con questo procedimento, guardate i disegni. Hai capito? Guardate che roba. Loro ti fanno vedere tutta la grafica, bella, computerizzata. Com'è tutto più facile con un disegno grafico, eh? Ecco, tu, adesso tutta questa struttura l'hanno costruita con questo affare qua. Con questo, capito? Però oggi nel 2024 non siamo in grado di farle con gli strumenti che abbiamo, ma nel 1400 con un po' di legno e un po' di corde, guardate, che bella grafica, come rintortavano le generazioni. Vedete? Con questa roba qui. Ecco, e via. Finito. E hanno fatto questi edifici. Mamma mia, che roba, eh? Gli ingegneri, eh? Capito? Con questa roba qui, con queste tecnologie hanno costruito il Duomo di Siena, il Duomo di Milano, eh? Il grande Brunelleschi, ecco, guardate che macchina, eh? Molto meglio di quelle di oggi, no? Però oggi non siamo in grado di farle. Tutta bella grafica, rappresentazioni finte, e intortano le generazioni con queste falsità. Guardate che roba. Questa sarebbe la tecnologia per costruire il Duomo. Guardate, polistirolo. Con questa tecnologia qui loro hanno costruito questo, sì, certamente. Per spiegare come alzavano le colonne, no, si sono inventati questa roba qui, che su un modello piccolino tu puoi anche fare vedere questa supercazzola, no? Peccato che di queste colonne ce ne sono a milioni in tutta la terra, e ci sono basiliche in tutta la terra, quindi praticamente c'erano falegnami che costruivano in tutto il mondo queste strutture. Già per fare una cosa del genere, per fare una ruota dentata di acciaio così, voglio capire nel 1400 come le facevano. Però loro ti fanno vedere il modellino, no? Il modellino in scala, e ti vogliono far credere che hanno costruito delle grandi basiliche con queste affare qua, hai capito? Capito? Guarda come prendono in giro le persone. In tutto il mondo hanno costruito con questi affarini qua. Questo vogliono farci credere, ragazzi, eh? Guardate, anche bello il modellino, ma in scala, ok? Provate a pensare quante basiliche abbiamo in Italia e nel mondo, e quante colonne ci sono, quante macchine del genere c'erano. Ci sono tracce di queste costruzioni? Avete trovato qualcosa? No, avete solo dei piccoli modellini fatti così per illudere le persone del XXI secolo. Vediamo un altro strumento, guardate che roba, tutto di legno, e con questi giocattolini qua ti fanno credere di aver costruito le basiliche, ok? Andiamo avanti, che bello, eh? E dalle supercazzole architettoniche passiamo all'altra menzogna: palle, bugie, globi, adesso vediamo, eh? Vabbè, qua c'è qualche sestante enorme, sestante bene. Ecco due belle palle qua, guardate che belle. E qua tutta la falsa spaziale, guarda che roba. Ecco qui, satelliti per bambini, piccoli led. E qui questo motore del lanciatore Vega, e altri supercazzoli, un po' di bugie, così per indottrinare meglio, no? Andiamo a vedere, suppostoni qua, andiamo a vedere perché, eccole qua, gli impostori pagliacci, eccole qua. Eccoli qua, con la pressione che abbiamo sulla Luna, questi qua andavano
con queste tutine qua, no? Guardate, eh? Ci dicono che sono andati nello spazio con queste tutine, guardate che roba. Eccolo qua. Eccoli qua, i farabutti. Guardate, questa è la rete per i pesci boccaloni da metterne sotto la tuta. Eccolo qui. Ecco come vedeva un astronauta all'interno del suo abitacolo. Ma che bello! Ok. Spins. Attenzione che qui abbiamo un falso. Un falso. Eccolo qua, un falso. Dicono che sarà una pietra lunare, ma non è vero, tutto fake, fake, only fake. Ecco qui come vedono, ci fanno vedere anche l'abitacolo, di come, guardate che roba, guardate che bello, sono sulla ISS, bello, guardate l'aurora, prima non c'era quell'azzurro, adesso hanno messo quel verde lì, che è ancora più credibile, no? Potrei farmi una foto così e dire, ciao, sono nello spazio. Sto guardando il nostro bellissimo mondo piatto da qui sopra. Che bello, è tutto reale, è proprio tutto reale, tutto reale.